Bonjour mia family, io filmo sempre appena sveglia, dettagli, ormai ci sarete abituati, immagino. E oggi non dovevo filmare un vlog in realtà, volevo filmare un altro video, solo che ho notato che Gatto Denver praticamente ha... Nel video di ieri, nel mukbang, vi raccontavo di come un dente, eccetera, fosse un po' più scuro, eccetera, volevo portarlo a fare la pulizia al veterinario, solo che stamattina mi sono svegliata ed ho visto che ha un ascesso bello grosso sopra il dente. Tutto arrossato, il dente sembra molto più grande rispetto che un canino, sembra molto più grande rispetto all'altro canino, il che è molto strano. Ho notato che gli fa anche male, perché quando gli ho guardato i denti, eccetera, poi continuava a toccarsi, a leccarsi, quindi gli fa male. Quindi ho chiamato il veterinario perché ho visto su internet, eccetera, che può essere un'infezione, però poi l'infezione può, insomma, non vi spaventate, vi prego, però insomma l'infezione poi può andare, insomma. Insomma, non ci pensiamo, pensiamo soltanto al fatto che ha questa cosa, che spero non sia niente, e lo porto ovviamente adesso subito dal veterinario. Tra un'ora siamo lì. Gatto Denver è qua, mi hanno chiesto se mangia, lui non ha perso assolutamente peso e l'ho visto mangiare, non sta usando più tanto il Cat Activity, ma in realtà mangia e non ha problemi di questo genere. Non vi faccio vedere il dentino. Perché ragazzi, so che gli dà fastidio se lo tocco lì, quindi lasciamo stare. Io adesso tra un'ora appunto ho appuntamento dal veterinario, sono dal veterinario. Nel frattempo mi hanno chiesto se è a digiuno, ma no, non è a digiuno oggi, quindi perché loro hanno sempre a disposizione la pappa, non so perché mi hanno chiesto se sia a digiuno oppure no. E basta, e quindi adesso niente, niente video a casa, niente di niente, mi vesto, mi preparo e lo porto subito giù. E speriamo che vada tutto bene. Ma che c'è, Denver? Ma che cosa mi combini, mio piccolo grigino tutto bianco? Sei tu, sei tutto bianco. Sei bellissimo. Dai, non ti spaventare, però che tu ti spaventi sempre tantissimo quando andiamo dal veterinario, ok? Stai tranquillo, Gatto Denver, stai tranquillo, che c'è il mio gattino tutto bianco e dopo torniamo a casa, sai? Oddio, spero che non lo tengano lì, mamma mia. No, vabbè. Se mi tengono Gatto Denver lì... No, spero di no, spero di no. Ok, niente, non perdiamoci in chiacchiere, adesso mi preparo e andiamo. Gatto Denver. Gatta Stellina penserà finalmente se ne va. Ok, piccolo mio, sei bellissimo, amore mio, sei bellissimo, sì. Fai il bravo, sai adesso che andiamo là. Fai il bravo, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, amore Ok ragazzi, sto aspettando, siamo dal veterinario, eccolo qua, Gatto Denver, in viaggio e... Allora, quando ho tirato fuori la gabbietta c'è stato il fuggi-fuggi generale tra Gatto Denver e Gatta Stellina che scappavano. È stato difficilissimo farlo entrare nella gabbietta, ha pianto tantissimo. Adesso si è un po' calmato, ma non proprio. Ehi, sei tutto bianco tu? Sei tutto bianco tu, mio gattino povero. Non gli piace per niente stare chiuso qua. E comunque è assolutamente meglio che lo vedano, anche perché poi io, che sono tanto tanto furba, in questi casi non bisogna mai andare su internet a guardare. Io ovviamente puntualmente ci vado, poi leggo delle storie e mi spavento, solito mio, quindi dovevo evitare. E quindi mi sono un po' spaventata, però insomma vi aggiorno naturalmente. Adesso sembra che si sia un po' calmato Gatto Denver, in macchina era terrorizzato. Mio gattino. Che bravo il mio gattino, tutto bianco, un poco arancione, si è disteso, non piange più, si è tranquillizzato un po' per fortuna. Gatto Denver, quando ho chiamato, mi hanno chiesto com'è, se è buono, io gli ho detto è un angioletto, il mio gatto è un angioletto, quindi Gatto Denver deve essere bravo. Siamo qui, fatto tutto, è stato bravissimo Gatto Denver, adesso aspettiamo che ci diano l'appuntamento per la prossima settimana o fine di questa e torniamo. Tornati a casa, guardatelo un po' sto fifone, guardatelo con la coda tra le gambe. Se... Ah! E allora tutta questa paura per cos'era? Per cos'era tutta questa paura? Ah? Sei tutto bianco?
Ha paura che lo pigli di nuovo e lo rimetta nella gabbietta. Ma sì, dai, che sei stato bravissimo lui. Mio gattino tutto bianco. Dove sei la gatta? Gatta, dove la gatta? Ah, eccola qua la gatta stillina. Ah no, no, no. Ah no, no, no. Dove che vai? Dove che vai? Ah, oh, è tutto emozionato, non so neanche lui dove andare. Sei bellissimo, mio gattino tutto bianco. Dove va? Dove va? Dove va questo gattino duro bianco? Ah, esplora che non sia cambiato nulla, che sia tutto ancora a posto. Mamma mia, questo gattino duro bianco. Guardalo. Ma stai esplorando veramente la casa? Ma io non ci posso credere. Ma cosa è successo, gatto Demel? Non è successo niente. 2 ore siamo stati... Un rumore e basta, fuggi, fuggi. Allora? Sei bravissimo. Ma guardalo. Allora, tutto a posto? Tutto a posto? Tutto a posto? E fermati che non posso neanche accarezzare il mio gattino. Tutto bianco lui. È un po' carencione. Allora, scusatemi se mi sono persa in chiacchiere. Vi aggiorno sulla situazione. Praticamente, ovviamente Audrey gli sta soffiando perché sente tutto odori mai sentiti prima. E caro River. Ah, gatta stellina. Ehi, gatta. Ma cosa gli soffi? È gatto Denver, è tuo fratello. Vabbè. Se la vedranno tra gatti. Comunque, ragazzi, la situation è questa. Allora, ha una brutta gengivite, quindi nessuna... Ah, sono al fuoco, scusatemi. Ok, quindi ha solo una brutta gengivite, ok? Non ha infezioni, niente di niente. Anzi, a dirla tutta, visto che la gengivite è brutta e potrebbero infettarsi, eccetera, eccetera, anche... insomma, praticamente tutte le gengive dal lato cos'è, sinistro o destro? Boh, adesso non mi ricordo. E dal lato destro sono tutte molto infiammate, eccetera. Quindi quello che gli ha fatto è stata un'iniezione di antibiotico che lo copre per 15 giorni e poi mi ha dato appuntamento per questo giovedì, quindi questo giovedì pomeriggio devo riportarlo lì, gli fanno l'anestesia generale, lo tengono lì per 4 ore, gli fanno la pulizia totale dei denti perché appunto purtroppo io ho chiesto alla dottoressa, che tra l'altro conosco bene perché lei si era presa cura anche di Ramses, il siamese di mia mamma, quando era caduto dal balcone. Vabbè, quella è un'altra storia, se la sapete ve l'ho raccontata, mi sa. In sostanza mi ha detto è soggetto, ci sono come negli umani, alcuni si curano poco i denti però li hanno perfetti e poi ci sono quelli, mi fa tipo me, che è molto simpatica lei, che comunque sto super attenta però comunque mi escono le carie, gengivite eccetera, quindi è semplicemente soggetto perché ad esempio Audrey, che ha 2 anni più di lui, non ha mai avuto un problema, ha i denti perfetti, ok? Lui purtroppo è soggetto, non ci si può fare nulla se non appunto dargli le crocchette che aiutano a togliere il tartaro. Però io gli do solo crocchette e comunque però questi problemi li ha e quindi bisogna fare anestesia generale, pulizia totale dei denti e poi sarà già coperto dall'antibiotico che gli hanno dato oggi e basta. Ero un po' preoccupata per il fatto dell'anestesia totale, ma mi ha detto non ti preoccupare assolutamente, comunque l'anestesia generale già l'aveva fatta quando l'hanno castrato, ovviamente quando era piccolo piccolo, quindi insomma non è allergico né niente, sto tranquilla. È stato molto bravo con la dottoressa perché le ha fatto i pru-pru, si è fatto tutto carezzare. Vabbè, lo conoscete gatto Denver, lui è un angelo, è buonissimo, quindi insomma non avevo dubbi, però tipo non volevo uscire dalla gabbietta perché aveva paura. L'iniezione di antibiotico non l'ha nemmeno sentita, cioè proprio non si è accorto di nulla e quando vedeva altri animali, sentiva i cani, era terrorizzato tipo, però per il resto è stato molto 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 bravo e adesso niente, siamo già tornati a casa, quindi direi che tutto è bene quel che finisce bene, anzi in realtà giovedì deve fare questa cosa e io, ok, sono un po' apprensiva, quindi l'anestesia generale un po' mi spaventa, ma so che non devo spaventarmi, che posso stare tranquilla. Quindi poi questa dottoressa è bravissima, lei ha salvato la vita a Ramses quando appunto si era lanciato dal 5° piano. E quindi niente, queste sono le novità, gli aggiornamenti, quindi dai, tutto bene, tutto bene. E basta, insomma, adesso sinceramente non so che cosa farò perché devo fare delle cose in casa, quindi forse sarà un pomeriggio ormai dedicato alle faccende domestiche, quindi questo è quanto, le cose molto fighe, ma oggi sì, mi ha scombussolato un po' questa cosa perché ero super preoccupata, quindi adesso tutta l'adrenalina che si sta, mi sto calmando, ok.
Bando alle ciance, adesso mi cambio, mi metto comoda e inizierò a fare lavatrici, mi sa. Ciao. Alright, alright, mi sono struccata così potete vedere i bellissimi brufoli che mi sono comparsi. Oh mio Dio, ragazzi. E mi sono cambiata e messa comoda con la mia vestaglietta tu, che tra l'altro amo. Ed è di Victoria's Secret ed è fantastica. Comunque, stavo pensando, allora, ho messo su la lavatrice e adesso ho messo su l'asciugatrice. Quindi nel frattempo si asciugheranno tutte le cosine, eccetera. E non so come facciate se non avete l'asciugatrice, ragazzi. Io da quando sono stata ad Amsterdam non posso vivere senza. Lì ce l'hanno tutti perché, boh, ovviamente, piove sempre. E, però una volta che ci fai l'abitudine non riesci veramente a vivere senza. Solo pensare allo stendino, eccetera, cioè per me è allucinante. Gatta Stellina sta chiedendo attenzioni e non posso non dargliele. Cosa c'è Gatta Stellina? Mamma mia, questa gatta Stellina, da Stellins. Comunque, volevo, tra l'altro adesso, non ridete, ok? Non ridete, vi anticipo, il frigorifero è completamente vuoto, c'è solo il Chinese, c'è solo la cena cinese che ho ordinato ieri per il mukbang e che oggi finirò, ok? Don't judge. Ok, questa è la situazione in questo momento. Quello che c'è, praticamente questo era di Demelza e Vic, che penso sia anche scaduto, tipo, ah no, dicembre 2018, ah! Ok, una vellutata di verdure, poi c'è champagne non manca mai, champagne, passata di pomodoro che probabilmente dovrei buttare, sicuramente dovrei buttare, ok, benone, ok, e poi sciroppo alla menta, qualche vasetto di yogurt che è scaduto il 9 di ottobre, quindi anche questi mi sa che dovranno andare, yeah, che sono stati comprati per sbaglio. Io detesto buttare via il cibo, ma 9 ottobre non sono più buoni. E questi invece sono wurstel vegetali che devo ancora provare e sono scaduti anche questi il 31 ottobre, fantastico. Chissà se sono ancora buoni o no. Voi le mangiate le cose qualche giorno dopo la scadenza? Sì, no, ni, buh, cosa devo fare? E questo invece sono i resti della cena di ieri che adesso mangerò. E molto, cioè, che allegria veramente. Ma lo sapete, io con la cucina non vado d'accordo. In quest'area della casa non mi piace nemmeno starci, cioè non mi piace. Io voglio mangiare e basta. Gatta Stellina, sì, ok, Gatta Stellina, brava, brava Gatta Stellina. E adesso riscalderò il riso con gamberi e il pollo al limone e basta. E questa sarà la mia cena praticamente, da single, ragazzi, che cosa vi devo dire? La vita da single è triste, cioè insomma, se non sai cucinare le cene e i pranzi sono un po' tristi e io non so cucinare, forse potrei imparare, che cosa ne dite? Boh, non lo so, ma anche no. Eccolo, risotto con gamberi, uovo e piselli del mukbang e il pollo al limone che è avanzato ed è un piatto gigantesco, ragazzi, quindi insomma direi che non so nemmeno se riuscirò a finirlo, vado a scaldarlo al microonde. Ok, a parte che sto inserendo mukbang in ogni video praticamente, qui c'è qualcosa che non va. Comunque, mangio, gatto Denver, cioè non l'ho capita questa, adesso i gatti vogliono salire sulla tavola, cioè questa è nuova. Denver, giù le zampe, giù le zampe, bravo. Ok, e quello che vi volevo dire è, ragazzi, in questa casa c'è qualcosa di strano, non sto scherzando. Allora, praticamente, l'altro giorno ero a letto, tutto ad un tratto, ragazzi, di nuovo, sempre la stessa porta, entrambe hanno iniziato a tremare, ma talmente forte. E poi non è durato un secondo, era prolungato tipo, e poi basta. Io così, cioè, morta di paura a letto, ragazzi, ho acceso tutte le luci e ho dormito con la luce accesa. Una roba, non potete immaginare la paura. Ho persino pensato che ci fosse il terremoto, però mi sono detta, non sarebbe l'unica cosa a tremare la porta, giusto? Cioè,
fosse un terremoto, tremerebbe qualcos'altro. Solo le porte. E sempre quelle poi. Non so che cosa pensare, mi sono spaventata tantissimo. Altra cosa che non vi ho detto. Un paio di settimane fa, ripeto, quando sono sola qui è peggio. Un paio di settimane fa, quando stavo seduta sul divano, c'erano anche i gatti. Ok, ad un tratto sento il rumore di una delle porte della cucina, dell'armadio della cucina, che si chiude, tipo boom. Ed era proprio il rumore del mobile della cucina. I gatti, niente. Denver dormiva, la gatta dormiva, io terrorizzata. Cioè, non capisco. Tra l'altro, tutte le porte degli armadi della cucina sono chiuse, non le lascio mai aperte. Quindi, non è che si poteva chiudere. Dici, boh, è chiusa. No, sono sempre chiuse. Quindi deve essersi aperta e poi richiusa. Questo forse mi spaventa ancora di più del fatto che potenzialmente poteva chiudersi da sola. Mi fa più paura il fatto che si sia aperta e richiusa, capito? No, vabbè. È assurdo tutto ciò. Ma seriamente, seriamente mi spavento un sacco. Perché soprattutto quando sono da sola, capito? Perché, cioè, la notte sono sola, quindi ho proprio paura. Cioè, boh, non lo so. Forse sono io che mi faccio i film. Forse dovrei guardare meno film horror e leggere meno roba di fantasmi, eccetera, eccetera. Però, ragazzi, come fai a non pensare agli spiriti? Tipo, come fai a non pensare male quando ti succedono queste cose? Boh, io non lo so. Adesso vi farò sentire di nuovo il tremolio delle porte. E voi vi prego trovatemi una spiegazione logica, perché o il terremoto o i vicini di casa, non so che cosa pensare. Io, beh, me la sono fatta sotto, letteralmente. Comunque, gatto Denver, tornato dal veterinario, la gatta non gli soffia più. E gatto Denver sta benissimo, quindi sono contenta. L'unica cosa, dispiace un po' doverlo riportare giovedì, ma se va fatto per il suo bene. Sono una mamma troppo apprensiva, probabilmente, ma sarà difficile lasciarlo lì per, così mi ha detto, 4 ore. Non sarà facile. Ecco, adesso vi faccio sentire esattamente il rumore delle porte, ok? Io non dico necessariamente che debba essere qualcosa di paranormale, perché io non so nemmeno se crederci a queste cose, ragazzi, però che cosa devo fare? Io mi spavento, cioè sentite che roba, ok? Dal nulla, di notte, ok? Dal nulla, così. E poi basta. Non sto esagerando, cioè questo rumore lo senti. Sai che è la porta perché è indistinguibile, cioè sai che è la porta, prolungato e poi basta, il silenzio. E io, cioè, panico totale, comunque. Adesso, tra l'altro, notare che ho comprato la lucina costellina rosa, sì! Come i bambini, perché ho paura di rimanere al buio. No, vabbè, insomma, veramente, cioè, siamo a dei livelli, ragazzi. Comunque, adesso mi metterò in realtà a rispondere alle email, perché ne ho parecchie, e dopodiché direi che mi metterò al montaggio di questo video. Così mi porto avanti per il video di domani. E sono sempre sfocata, tra l'altro. Ok, sto piano piano rispondendo alle mail, sto facendo un sacco di fatture e sto curando un pochino, diciamo, la contabilità, eccetera, eccetera, controllando le varie scadenze, le varie entrate, eccetera, eccetera. Gatto Stellina anche mi dà una mano. Questa è la vera vita di uno YouTuber, ragazzi, stare al computer, o fai montaggio, o fai fatture, o rispondi alle mail, sostanzialmente. Il filming è una piccola parte, c'è molto di più da fare al computer. Comunque, ancora
un'oretta, credo, e poi ho finito. Ok, mia family, nel frattempo se vedete questi puntini è perché ho messo quel prodotto miracoloso che vi dicevo che trovate da Sephora, che ti asciuga i brufoli, tipo in 24-48 ore massimo scompaiono, e quindi mentre stavo lavorando al computer l'ho applicato, quindi non fateci caso. Comunque ho finalmente finito di rispondere all'email, fare le fatture eccetera eccetera, è tardi, quindi tra un po' io andrò a nanna, andrò a fare la mia skincare e poi andrò a nanna. Anche questo video mi sa che è stato un po' sconclusionato. Ditemi voi che cosa vi sembrano questi vlog sconclusionati. E niente, un bacio grande e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bacio, vi voglio bene. Ciao.